Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Parlare di un marchio come SSL è ormai divenuto abbastanza semplice, non c'è bisogno di presentazioni in effetti. Per me, come per altri che hanno lavorato tantissimi anni sulle console della serie 4000, è un nome abbastanza familiare, anche addirittura oserei dire confortevole, da cui ci si aspetta un risultato ben preciso. In questo caso parliamo di un piccolo mixer con 16 ingressi e 16 uscite, ma con una interfaccia USB-C che ne espande di molto le potenzialità, come vedremo. Come vediamo, il nostro Big Six ha un preamplificatore degno di nota, con tutte le opzioni adatte al lavoro in studio e live. Abbiamo quindi un doppio ingresso in alto, uno TRS ed uno XLR, entrambi bilanciati ed in grado di alimentare la Phantom 48V se richiesto attraverso l'apposito tastino che vediamo. I preamplificatori sono quindi 4. E ci danno modo di poter amplificare fino a 4 microfoni a condensatore. Una situazione ottimale per chi utilizza ad esempio il mixer in una situazione live o in studio per registrare piccoli ensemble o anche solo per microfonare completamente tutta la batteria acustica. Ma questi ingressi possono anche accettare microfoni con bassa impedenza ed essere quindi gestiti in maniera ottimale grazie al selettore dell'impedenza. Vi rimando al video che ho fatto sull'impedenza tra preamplificatore e microfono, sempre su questo canale. L'impedenza nominale del preamplificatore è di 1.2 kΩ nella sezione XLR ed inoltre possiamo accettare come segnale in ingresso anche il segnale di linea, così da poter utilizzare una varietà di segnali in ingresso, anche quelli che arrivano appunto da apparecchiature con basso voltaggio, come appunto i lettori MP3, lettori CD, il PC, eccetera, eccetera. L'impedenza nominale dell'ingresso di linea varia da 10 kΩ fino a 1 MΩ, utilizzando sempre il pulsantino IZ. Possiamo quindi collegarci addirittura il jack di una chitarra elettrica o acustica senza problemi, senza dover ricorrere quindi ad una DI esterna. Un grandissimo risparmio. Sotto troviamo il controllo di gain, che ricordo non è il volume, ma è il controllo di segnale che entra nel preamplificatore. Più lo alziamo, più distorsione generiamo nel preamplificatore, ma possiamo usarlo per controllare al meglio il segnale in ingresso con un guadagno da più 6 dB a più 72 dB e nel caso dell'ingresso di linea da meno 3 dB a 63 dB. Il suo comportamento quindi cambia in base al segnale selezionato in ingresso. Tra il pulsante della 48V e quello del line troviamo un altro pulsante che si chiama HPF. È un selettore che accende un filtro passa alti. Infatti HPF sta per High Pass Filter, appunto. Viene utilizzato per tagliare via alcune frequenze basse spesso influenzate proprio dal rumore di fondo captato dall'ingresso di linea, che non è bilanciato, ricordiamolo, e aiuta anche ad eliminare quel rimbombo tipico dei microfoni dinamici. Infatti il taglio parte da 75 Hz in giù e quindi è vicinissimo alla zona dell'EP della voce, per intenderci, con una curva di 12 dB per ottava, quindi non eccessivamente violento. Proseguendo vicino al gain abbiamo il pulsante della polarità, non è la fase, sono due cose diverse, che ci aiuta ad invertire di polarità il segnale in ingresso. Può capitare di lavorare con dei microfoni che necessitano di una polarità invertita oppure se dobbiamo registrare con due microfoni identici utilizzando le tecniche ad esempio di mid-side descritte in un altro video sempre su questo canale che vi invito a vedere. In questa zona troviamo anche il pulsante inedito con scritto From USB e questo è presente soltanto nel nostro Big Six. Non lo troveremo in nessun altro mixer di altri produttori, tantomeno su quelli più economici. Ci permette di utilizzare come ingresso nel canale, dopo lo stadio di preamplificazione, un segnale che arriva direttamente dalla nostra DAW. E qui qualcuno avrà già intuito le grandi potenzialità di questo mixer, ma lo spiegheremo in seguito.
A seguire troviamo due stereo Q-send che servono per indirizzare il nostro segnale uscito dal pre verso due uscite separate stereo del mixer con relativo controllo del pan e ovviamente anche del volume. Per attivarle clicchiamo su on, altrimenti il segnale proseguirà indisturbato verso lo stadio di equalizzazione successivo. Se desideriamo inviare il segnale al nostro cue ma che sia completamente processato dal canale, quindi anche quando viene equalizzato e compresso, premiamo sul pulsante POST. In questo modo tutto il segnale post-fader verrà inviato al cue. Il cue è da considerarsi come un ascolto separato del mixer verso magari dei monitor sul palco o verso un distributore di cuffie per i musicisti. In questo modo ogni musicista avrà un proprio cue e i volumi separati per ogni singolo canale. Dopo lo stadio di preamplificazione, il nostro segnale prosegue verso lo stadio di equalizzazione. Il Big Six, come una console professionale, mette a disposizione un equalizzatore a tre bande, di cui due esterne low and high shelf ed una centrale per l'enfatizzazione o il cutting delle frequenze medie, con una campana a 700 Hz fissa. Mentre gli estremi di banda low frequency e high frequency partono da 60 Hz e da 3 kHz e mezzo, con una escursione di più o meno 15 dB. Il pulsante Bell trasforma i filtri HF e LF in altre due campane, questa volta con frequenza fissa a 200 Hz e a 5 kHz, dove si trovano appunto le S della voce. Tutto il circuito di equalizzazione può essere bypassato completamente quando il pulsante IN appunto è disabilitato. Dopo lo stadio di equalizzazione entriamo nello stadio di compressione ed una volta attivato possiamo utilizzare la threshold per farlo entrare in funzione automaticamente. Il tempo di attacco varia in base al segnale di ingresso con un range da 8 millisecondi e 30 millisecondi facendolo lavorare in modo delicato e non troppo aggressivo. Anche la release è sui 300 millisecondi circa e il ratio è fisso a 2 a 1. Il ginocchio quindi rimane della compressione rimane abbastanza delicato, non estremo come quello classico dell'SSL G-Comp. I LED ci mostrano la quantità di compressione che stiamo applicando. Anche il compressore può essere bypassato, come dicevo, non attivandolo dal pulsante. Possiamo considerarlo più un peak limiting che un compressore vero e proprio. Se utilizziamo invece un processore esterno, possiamo, quindi con un compressore esterno ad esempio, possiamo inserirlo sul retro del mixer e attivarlo dal pulsante Insert presente sopra il fader. È posto quindi pre-fader, ma post-processing, quindi il nostro insert entrerà in funzione dopo la catena di equalizzazione. I connettori per gli insert sono ovviamente in formato TRS bilanciato. Il segnale in ingresso deve tornare nella NO utilizzando il comando USB OUT. Il pulsante Mute spegne ovviamente l'uscita del canale principale mandandola invece nel bus B o PFL pre-fader listening. Chi utilizza Studio One ha già molta familiarità con questo sistema che ovviamente noi chiamiamo Listen Bus. I LED anche qui indicano il segnale in uscita dal canale. Il pan sopra il fader è uno standard SSL, quindi attenzione perché la riduzione che abbiamo quando siamo al centro è di 4 dB e mezzo, non i 3 dB classici. Dopo i quattro canali preamplificati abbiamo altri quattro canali, questa volta stereo convertibili in canali mono, dal pulsante appunto che troviamo vicino al gain. Due stereo Q che abbiamo già visto negli altri canali e un EQ dove però questa volta non possiamo modificare la campana degli LF e HF. Ed il fader di uscita con i medesimi controlli che abbiamo già visto sempre nella sezione precedente. Unica differenza è il LED che questa volta è doppio perché siamo su un canale stereo. Tutti i segnali in ingresso finiscono automaticamente nel master bus stereo a destra del mixer chiamato main. L'uscita audio di questo canale è posta sul retro sempre in modalità TRS bilanciato. Questa uscita può essere indirizzata anche direttamente alle uscite USB 13, 14, 15 e 16. Il bus con le uscite 13-14 è il bus B master,
possiede un doppio fader a potenziometro ed un pulsante di mute singolo. Anche il canale master A ha un suo punto di insert, come vediamo, attivabile sopra il fader, perfetto ad esempio per inserire un processore esterno come un compressore da master o appunto un equalizzatore da master. Lo stereo Q1 può essere invece inviato direttamente al compressore del master bus che è inserito all'interno del nostro mixer e che ora andiamo ad analizzare. A fianco del fader abbiamo un monitor controller che appunto controlla la seconda uscita dei monitor da usare per gli altri speakers o per un amplificatore di cuffia dedicato. Lo switch è il pulsante Alt che troviamo appunto in alto a sinistra del potenziometro azzurro. Dim abbatte il segnale immediatamente in base al potenziometro che abbiamo regolato appunto del dimmer. Mono somma tutti i segnali in mono, mentre Cut fa da mute per tutti i monitor. Le uscite cuffie, come vediamo, sono due, con due fader separati e con un pulsante di selezione della sorgente, oppure quello che è presente nello stereo cut 1 o 2. In questo modo, quando registriamo un cantante, ad esempio, possiamo dare un mix diverso alla sua cuffia. La sezione monitor source in alto invece ci mostra come sia possibile external 1 e external 2 utilizzarli come ingressi della DAW, e questo ci permette di usare gli ingressi 13 da 13 a 16, quindi del mixer, come se fossero delle sorgenti del mixer. A fianco troviamo il volume del talkback mic da inserire appunto in alto nella connessione XLR che vediamo, ed ovviamente è utile per parlare a chi si trova in cuffia o nei monitor sul palco o addirittura nella stanza di ripresa. Anche in questo caso possiamo utilizzare la 48 volts Phantom per un microfono a condensatore. La somma dei segnali mono può essere modificata dal controllo main, che somma appunto il master bus post fader, gli insert e il compressore, quindi unisce tutto. Il bus B, che dicevamo prima, viene posto dopo il controllo di livello ed il mute, in modo da continuare ad ascoltare, quindi a funzionare anche quando il master A, quindi del mixer generale, è stato chiuso. External 1 è un ingresso external dopo il controllo di livello, e lo stesso è anche external 2. Come vediamo, vicino all'uscita external è presente il simbolino USB, perché abbiamo visto possiamo convertire questi ingressi in ingressi USB. Per ingressi USB si intendono sempre i ritorni dalla DAW, quindi quello che noi mandiamo dalla DAW verso il mixer. Sotto al compressore troviamo lo stereo Q Master, che controlla questa volta i due stereo Q con due master separati, appunto divisi in colonne, li vediamo. Il primo switch Q1 to USB 9-10 rimpiazza i canali stereo 9-10, quindi li trasforma appunto, e quindi il Q1 diventa pilotabile dal nostro mixer canali 9-10. Perdiamo ovviamente l'ingresso dei canali. Questo discorso è lo stesso per il Q2, che invece sfrutta i canali 11 e 12, quindi possiamo trasformare i canali da 9 a 12 in canali Q completi, quindi anche di equalizzazione. Una parola sul compressore da master, il G-Compressor. Chi non ama il compressore della console G4000? Io ne ho addirittura autocostruito uno proprio con le componenti originali della console, ed è il compressore VCA più famoso della storia. In questo caso ne abbiamo una versione ridotta ma efficace, da impiegare come limiter proprio sul master. La soglia è impostabile con il fader e il ratio è fisso con un rapporto di 4 a 1, con attacco variabile da 30 a 100 millisecondi, mentre la release può essere impostata su automatico. Di conseguenza abbiamo un ginocchio, quindi un knee, abbastanza violento, tipico di questo tipo di compressore. Il make-up gain ci dà modo di recuperare ovviamente il segnale perso. Non possiamo usarlo in modalità parallela né con un HPF variabile, che qui è ovviamente impostato automaticamente a 50 Hz, quindi c'è un HPF ma è a 50 Hz. Come invece accade nella versione a rack, che ovviamente possiede tutti i parametri di intervento in maniera separata.
I meters in questo caso ci danno la risposta della gain reduction, quindi della riduzione del volume. Come interfaccia abbiamo la USB-C che abbiamo visto sul retro, ma possiamo utilizzare anche un cavo USB 2, quindi un USB-C che diventa USB 2, per utilizzarla con un PC più vecchio, ed è ovviamente inclusa nella confezione. Non è consigliabile utilizzare un hub USB se non è stato alimentato. Ok, i driver sono scaricabili dal sito di solidstatelogic.com, come anche gli aggiornamenti del firmware che avvengono in maniera costante. Andiamo a vedere come ho configurato il mixer con Studio One adesso in questo momento. Per prima cosa dobbiamo selezionare la nostra scheda audio, quindi attaccato direttamente al Mac non abbiamo bisogno di installare driver, e Studio One riconosce il mixer appunto come Big Six, come sorgente audio in ingresso e in uscita. In questo momento l'ho impostato a 16 samples e ottengo una latenza totale di 6 millisecondi, che è la latenza standard del protocollo USB. Il processing lo lasciamo su maximum e con un dropout protection abbastanza alto. Facciamo ok e il nostro mixer è qua. L'altro passo è quello di configurare gli ingressi e le uscite del mixer come appunto configurassimo una normalissima scheda audio, e così ho fatto. Ho creato 16 ingressi mono e 8 ingressi stereo, 16 uscite mono e 8 uscite stereo. Come vediamo è abbastanza semplice da configurare, questo lo possiamo fare su qualunque DAW. Su PC vi ricordo che bisogna installare i driver ASIO. Facciamo ok, e poi che ho fatto? Ho preso una song, in questo caso sto sempre utilizzando una mia vecchia song fatta per Gianfranco Mauto, e la sto inviando alle uscite, andiamo ad ascoltare, alle uscite che ho indirizzato nel mix. Quindi la batteria è stata indirizzata ad un bus che si chiama drums, che va sull'uscita 9 e 10, e che corrisponde appunto all'uscita 9 e 10, all'ingresso 9 e 10 del mio mixer. Questo che cosa comporta? Comporta che noi possiamo adesso, ed è una feature che nessun mixer al momento possiede, possiamo utilizzare il nostro mixer Big Six come se fosse un plugin, come se fosse un outboard esterno, ma che si configura automaticamente con la nostra DAW. E questo è un vantaggio enorme, perché possiamo innanzitutto sfruttare gli equalizzatori del nostro Big Six SSL, degli equalizzatori bellissimi per poter ritoccare le nostre tracce, adesso sentiremo quanta differenza fanno, utilizzare il preamplificatore microfonico, viene bypassato, ma utilizziamo quello line all'interno del mixer. E ovviamente tutto ciò che riguarda il routing, quindi il fader, le configurazioni e gli indirizzi, oltre al fatto che possiamo chiaramente utilizzarlo dal vivo per poter inviare sessioni di tracce direttamente ai canali del mixer passando soltanto attraverso il cavo USB, quindi non impiegando in alcun modo nessuna scheda audio. Utilissimo quando ovviamente suoniamo su delle basi o abbiamo delle sequenze a disposizione da poter mandare insieme ai musicisti in una situazione live. In questo caso ho mandato 4 sottogruppi, voce, tastiere, basso ed effetti, direttamente a 8 canali, gli 8 canali che vediamo da 9 a 16 all'interno del mixer. In questo modo, quando attivo il play, abbiamo le nostre tracce che si dirigono direttamente, come vediamo, all'interno del mixer, e posso lavorarci sopra. Andiamo a sentire la differenza degli EQ che ho impiegato, e per fare questo provo a stampare, in questo caso l'avevo già fatto, ma per fare questo ho aperto una traccia ulteriore ed ho fatto sì che il mixer sia in modalità ingresso ed uscita DAW, ed il master sfrutti l'uscita 15-16 verso la DAW per poter mandare appunto il segnale di master out, quindi la somma dei canali. In questo caso infatti l'input 10, come vediamo, è configurato come 15 e 16 della nostra scheda audio. Quindi metto in record la traccia di print, la chiamo così, e vado a lavorare sul mixer per registrare appunto gli interventi.
vediamo, in questo momento sto passando il segnale all'interno del mixer, ho utilizzato gli equalizzatori e sto utilizzando anche il compressore sul master, il G-Bus compresso, e ascoltiamo un risultato veramente veramente molto professionale e bello, perché comunque gli equalizzatori si stanno comportando in maniera impeccabile e questo pesa zero sulla CPU del nostro computer. Questo ci permette ovviamente anche di insertare l'outboard esterno nei canali e poterli poi processare e rientrare all'interno della DAW, quindi effettivamente un micro studio, un micro banco che possiamo utilizzare esternamente insieme alla DAW per salvare processing ed utilizzare tutto l'outboard analogico che abbiamo a disposizione. A mio avviso SSL Big 6 è un eccellente prodotto da home recording o da home studio o per piccole serate live, ma con la necessità di aggiungere effetti esterni privo di effetti di ambiente, quindi effetti live che troviamo sui mixer più economici, che vanno aggiunti negli insert esterni. Questo perché appunto stiamo parlando di una console classica, analogica, ma con feature molto avanzate. Nulla ci impedisce ovviamente anche di utilizzare i plugin della nostra DAW come effetti in insert all'interno del mixer. Stiamo comunque parlando di un prodotto professionale, complesso nel routing, ma non complesso nell'uso, proprio come la filosofia SSL che ci ha insegnato negli anni. Non a caso l'ho utilizzato subito tutto, senza dover neanche sfogliare il manuale. È lo strumento perfetto, a mio avviso, per chi necessita di uno studio portatile, o uno studio B o uno studio C, ad esempio, o nel main studio per approfittare della qualità SSL in uno spazio relativamente piccolo. I potenziometri, gli switch, sono di eccellente qualità, non possiamo paragonarlo a prodotti Yamaha o Behringer. I convertitori sono eccellenti, come dicevo, come anche i preamplificatori. La gestione della Phantom separata su quattro canali garantisce una alimentazione ottima di tutti i microfoni connessi. Il punto di forza sono senza dubbio il send return della DAW che abbiamo appena visto, con cui possiamo trasformarlo appunto in un outboard esterno di pregio da usare anche nelle fasi di mix e mastering senza appesantire appunto la CPU. Anche la doppia uscita cuffie è risultata buona, come anche il resto delle connessioni. Flessibile è la parola d'ordine di questa unità e ci dà modo di creare uno studio professionale aggiungendo soltanto un PC o un Mac. È lo strumento perfetto per chi vuole subito un tool di lavoro professionale senza investire in altre macchine e familiarizzare anche correttamente con le connessioni, con il routing e ovviamente con il gain staging. Ogni scuola di fonia, uno studio di doppiaggio o anche una radio dovrebbe averne uno. In questa console c'è sicuramente un punto in cui viene convertito il segnale in digitale e ovviamente viceversa. Dagli schemi del manuale non si capisce dove e quando, visto che mischiano segnale digitale e analogico come se fossero la stessa identica cosa. Presumo, controllando il percorso del segnale, che tutto avvenga in modo analogico, anche perché nulla è richiamabile o motorizzato in alcun modo e soltanto quando il segnale USB in ingresso va effettivamente nei canali del mixer viene convertito in analogico per il processing e riconvertito poi in digitale solo per tornare nella DAW. Quindi questo ci garantisce un processing analogico alle tracce che facciamo passare all'interno del mixer. La latenza, come dicevo, è minima, è di soltanto 6 millisecondi, data ovviamente dal protocollo USB. Se siete in uno studio in procinto di partire senza dover acquistare la scheda audio, il pre, gli EQ, il mixer, eccetera, SSL Big 6 fa al caso vostro e tutto sommato non costa neanche tanto per tutto quello che possiamo avere a disposizione. Lo sto utilizzando da un po', lo tengo acceso da un bel po', quindi posso garantirvi che effettivamente la macchina è solida e vi suggerisco di testarlo e provarlo dove sia possibile. Per quanto ho potuto fare qui in studio, i risultati sono stati eccellenti, devo essere sincero in questo. In Italia è importato da Midiware e potrete acquistarlo nei negozi della vostra zona.
Una postilla perché qualcuno mi ha chiesto che vuol dire super analog. Infatti, super analog lo troviamo scritto in parecchie parti del mixer. Altri mi hanno chiesto se il mixer fosse analogico o non analogico. In questo caso siamo di fronte a una specie di ibrido. Il Big Six incorpora 16 convertitori interpolari e quindi si comporta come una scheda audio professionale con una risoluzione di 24 bit fino a 96 kHz. Pochi mixer digitali possono vantare questo livello di qualità a questo prezzo. Super Analog sembra essere un brevetto di SSL che ha eliminato i condensatori dal circuito del segnale, lasciandoli soltanto nella parte appunto del resto della circuiteria del mixer. In questo modo il segnale non viene influenzato dai condensatori che sono soggetti, come sappiamo, a degrado. Questo sistema venne adottato dalle console SSL 9000 e ovviamente funziona da diverso tempo. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.